politica, primo consiglio regionale presentata alla Giunta, le reazioni. Matera, fondi centri estivi e stoppa le bombe, ieri il consiglio comunale. E Pesaro, la nuova capitale italiana della cultura, il commento di Adduce, vince un dossier particolarmente performante. Duro scontro tra il governatore Vito Bardi e l'ex assessore alla sanità Rocco Leone ieri nell'ambito del primo consiglio regionale della nuova giunta in cui sono stati presentati i nuovi appunto assessori, tre quinti rinnovato l'esecutivo. Sono arrivate in mattinata anche le reazioni a questo primo consiglio regionale. Sentiamo la cronaca. Non si sa se il nuovo esecutivo Bardi, rinnovato per tre quinti con Baldassarri, Acito e Bellettieri, garantirà un equilibrio politico tale nel parlamentino lucano da consentirgli una fine legislatura serena, visto il venir meno dell'appoggio di Fratelli d'Italia e di fatto anche di Forza Italia. Di sicuro, dopo il Consiglio regionale di Basilicata entrato in scena ieri, c'è la presa d'atto che tra il governatore Vito Bardi e l'ex assessore alla sanità Rocco Leone non scorra più buon sangue dopo la non riconferma di quest'ultimo nel suo ruolo, causa anche del suo passaggio nel gruppo misto. Parole dure quelle dell'ex sindaco di Policoro, che parla di delusione umana prima che politica. La mia non riconferma, dice, è un'offesa alla volontà del 4,5% degli elettori della provincia di Matera. Per il resto sono sempre stato lasciato solo a prendere decisioni, nonostante abbia difeso il suo operato, dice rivolgendosi a Bardi, a partire da quella bozza di riforma sanitaria che è stata strappata a Matera. Non meno sferzanti le parole del governatore, che si è detto sconvolto dal discorso di Leone, respingendo tutto al mittente. Con queste dichiarazioni ha dimostrato di non essere né all'altezza di fare l'assessore né di fare il consigliere. I lucani hanno capito di che pasta è fatto, meglio capirne poco di politica che capirne come ne capisce lei. Intanto in mattinata è intervenuto il segretario del Partito Democratico di Basilicata, La Regina, il quale si chiede perché Leone abbia aspettato di essere cacciato dalla giunta per mostrare la sua rabbia. Poteva farlo prima da assessore. E intanto La Regina annuncia la presentazione di una mozione di sfiducia per Bardi. Non ha i numeri, ricorda, restituisca la parola ai lucani. Il consiglio di ieri certifica la fine di un ciclo. Per i pentastellati Leggeri, Carlucci e Perrino, quello di ieri è stato uno spettacolo imbarazzante e indecoroso. È davvero l'epilogo di una esperienza di governo che definire fallimentare e voler essere oltremodo educati e gentile. A difendere invece Leone è Giovanni Vizziello, consigliere regionale Lega Basilicata. Piacerebbe anche a me fare a meno di commissari regionali di partito che imperversano sui nostri territori prendendo decisioni chirurgiche sugli eletti dal popolo senza conoscere tanto gli uni quanto gli altri, spesso lasciando macerie alle loro spalle. E sui nuovi equilibri della giunta regionale di Basilicata e quindi del parlamentino lucano, della maggioranza che si è venuta a creare, se ci sarà una maggioranza, abbiamo ascoltato Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. Sentiamo. Avete chiesto troppo o questa decisione scaturisce anche da dinamiche nazionali? No, noi le trattative, come si sa, insomma, vengono fatte anche a livello nazionale, quindi noi avevamo già, essendo già in maggioranza, quindi quando il gruppo si era rinfoltito anche con l'ingresso di tanti nuovi consiglieri, abbiamo pazientato che si facesse il tagliando di metà legislatura. Quando poi ci siamo trovati di fronte a e c'era una richiesta nostra legittima di maggiore protagonismo in giunta, che non sempre poi si traduce in una postazione, un aspetto numerico, ma soltanto, quindi magari era una maggiore attenzione a quelle che erano le istanze di Fratelli d'Italia. Qualche cosa si è rotto nell'ultimo momento e questo, insomma, il precipitarsi degli eventi poi evidentemente ha determinato il Presidente a tenerci fuori dalla Giunta. Il Presidente si presenta con una nuova Giunta e senza una chiara maggioranza. E diventa complicato dopo un mese di ghirigori fatti tra Roma e non so dove capire come si danno le risposte ai cittadini lucani ai tanti problemi che ci sono, al di là dell'assetto di governo. Situazione peggiorata o direi peggio ancora se poi non è la maggioranza in consiglio regionale. Teme che dall'opposizione ci possa essere una stampella, si parla di Italia Viva? Ma a me non risulta questo, eventualmente lo verificheremo. Io penso che chi ha ricevuto un mandato di opposizione deve continuare a fare l'opposizione.
Ancora sul tema giunta regionale, la crisi liquidata dalla generale Bardi in quattro parole con le quali ha motivato la rimozione di alcuni dei componenti della vecchia giunta e rilanciato il programma del governo del cambiamento, viene nascosta sotto il tappeto, ma c'è ancora e questo è un fallimento, a dirlo è Gianni Rosa di Fratelli d'Italia, non riconfermato assessore. Dalle poche parole espresse appare che per il generale sia stata una banale questione di orgoglio condita da calcoli dettati e mal riusciti più che un'esigenza di rispondere alle istanze dei cittadini che in fondo non credo abbiano mai chiesto le dimissioni di alcuno. Il generale ad un certo punto, pur di rimarcare una verginità etica, dice ancora Rosa, ha chiesto il rinnovo totale della giunta, poi nei fatti si è accontentato. Il dato numerico è quello che conta, in fondo 3 su 5 è sempre più della metà. In concreto quale sia la motivazione politica di quella rimozione non è dato sapere. Che non lo sappiano i rimossi è cosa grave, che non lo sappiano i cittadini è gravissimo e lui ieri non lo ha spiegato. Il rinnovamento della azione amministrativa è poi una barzelletta poco credibile, dice ancora, i punti elencati da Bardi sono quelli della campagna elettorale del centrodestra, quindi la nuova fase del governo del cambiamento è una specie di cattopardiana presa in giro, tutto cambia perché nulla cambi tranne appunto 3 assessori su 5, anche se a guardar bene un nodo politico, dice ancora Rosa, c'è ed è dirompente, la perdita della maggioranza di centrodestra che dopo decenni di padroni di sinistra era riuscita ad emergere. Bardi fa appello alle forze politiche, a tutte le forze politiche, aprendo così all'incestuoso inciucio tra destra, sinistra e 5 Stelle. La nuova giunta ha deliberato l'approvazione dei bandi di concorso in attuazione del piano dei fabbisogni triennali 2021-2023. Se da un lato questo moto improvviso sembra rispondere alle nostre denunce, scrivono i sindacati confederali regionali in una nota congiunta, e alle richieste reiterate di nuove assunzioni assolutamente indispensabili per garantire un adeguato funzionamento della macchina amministrativa, non possiamo non rilevare che le nostre richieste di apertura di un tavolo di confronto sul piano assunzionale sono state completamente eluse. Nelle settimane scorse, a seguito delle notizie di stampa relative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi per 214 nuove assunzioni tra Regione e ARLAB, subito smentite dalla Regione stessa, abbiamo sollecitato la convocazione di un incontro urgente, chiedendo la rimodulazione e l'aggiornamento del piano al 2022 e che gli avvisi fossero banditi solo a seguito di tale aggiornamento. Richiesta puntualmente, dicono i sindacati, disattesa. Ribadiamo pertanto l'assoluta urgenza di una convocazione da parte della Regione, in assenza della quale preannunciamo la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Basilicata. Ieri, oltre al Consiglio regionale di Basilicata, si è tenuto anche il Consiglio comunale di Matera, al centro fondi dei centri estivi e stop alle bombe come annuncio. Sul sito del governo, alla pagina del Dipartimento per le politiche della famiglia, salta subito agli occhi il segnale attenzione. Il 31 marzo i comuni dovranno restituire i finanziamenti per i centri estivi non utilizzati nel 2021. E tra questi comuni c'è Matera, tema in primo piano in consiglio comunale. 135 milioni stanziati per 7.146 comuni beneficiari, oltre 1 milione di euro giunto alla Basilicata, di cui circa 200.000 euro a Matera da destinare al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Fondi però che non sono mai stati gestiti e che andranno persi, spiega la consigliera Scarciolla, che ha presentato l'interrogazione e che ha chiesto conto della grave perdita. La risposta dalla Piscopiello, con la lettura di 6 pagine di motivazioni e di una lettera al ministro per tentare di recuperare i soldi da investire nel 2022. Soluzione insoddisfacente per la Scarciolla, le associazioni avrebbero potuto beneficiarne, associazioni che questo assessorato avevano contattato, e il sindaco ha puntato un'intera campagna elettorale sugli ultimi. E chi sono gli ultimi se non i bambini che devono fare i conti con la povertà educativa, conclude. Saltata poi la discussione sulla mozione a firma di Salvatore, perché assente, sulla costituzione di una commissione temporanea per il PNRR. Un tema centrale oggi ancora non possiamo parlarne, è critico Casino. Questa assenza è una mancanza di rispetto per i cittadini, i consiglieri e l'economia della nostra città. 29 voti favorevoli e solo un astenuto poi per l'istituzione della Commissione per lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale. Tutti favorevoli sulla mozione sulla questione Patrick Zaki, cui Matera ha conferito la cittadinanza e col quale si tenterà in futuro un collegamento dal Consiglio Comunale. L'adesione infine alla campagna Stop alle
bombe sui civili e alle iniziative della Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre, dei Conflitti del Mondo. Dobbiamo trovare quanti più fondi possibili e gli spazi per accogliere e favorire l'integrazione, ha detto il sindaco da remoto, per un po' di influenza e un tampone in via precauzionale. Sarà quella di Scanzano Ionico la piazza in Basilicata scelta da Libera per la 27esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lunedì 21 marzo l'iniziativa si svolgerà in piazza Gramsci a partire dalle ore 10 e potrà essere seguita sulla pagina Facebook di Libera Basilicata. In un comunicato diffuso dalla stessa associazione è specificato che le iniziative si svolgeranno in simultanea con la piazza principale a Napoli, assieme ad altre centinaia di luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina. La scelta dei luoghi in cui svolgere le iniziative del 21 marzo non è mai casuale, ecco perché Libera Basilicata non poteva non scegliere il Metapontino, in particolare Scanzano Ionico, da anni scenario di organizzazioni criminali non solo di passaggio ma radicate nell'area. La cronaca: accusati di aver indebitamente richiesto e ottenuto contributi comunitari nel settore della politica agricola comune, PAC, attraverso la presentazione di domande corredate da contratti falsi. Due fratelli sono stati denunciati in concorso dalla Guardia di Finanza, che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera. Secondo gli investigatori, i due fratelli dal 2015 al 2019 hanno percepito indebitamente circa 97.000 euro, cifra per la quale il GIP ha emesso un decreto di sequestro preventivo. In un comunicato diffuso dal Comando Provinciale di Matera della Guardia di Finanza è sottolineato che i due fratelli sono risultati gravati da analoghi precedenti e infatti a loro carico risulta una condanna in primo grado dal Tribunale di Matera per indebita percezione di contributi comunitari per le campagne antecedenti al 2015. Cambiamo argomento, voltiamo pagina. Capitale italiana della cultura è Pesaro, la città vincitrice. La giuria all'unanimità raccomanda all'onorevole ministro, quale capitale italiana della cultura 2024, la città di Pesaro. La città di Pesaro vince il titolo di capitale italiana della cultura 2024 con una candidatura che vuole essere un viaggio condiviso su tutto il territorio provinciale e che coinvolgerà artisti, professionisti, cittadini, turisti e associazioni. Ad annunciarlo è il ministro della cultura Dario Franceschini nel corso della cerimonia di proclamazione. Restano fuori quindi le altre 9 finaliste, tra cui la pugliese Mesagne, ma anche Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Sestri Levante con il Tiguglio, Siracusa, Unione dei Comuni Pestum, Alto Cilento, Viareggio e Vicenza. Al progetto Mesagne 24 hanno partecipato oltre 100 enti tra organizzazioni, istituzioni, associazioni e cittadini che hanno raccontato la storia di riscatto di una comunità legata da sempre alla criminalità organizzata e che ha ritrovato la propria libertà negli ultimi anni, così come sottolineato nei giorni scorsi dal sindaco della città brindisina, Tony Mattarelli. Oggi Mesagne è una città viva e attrattiva, ha dichiarato, una città che attraverso una straordinaria partecipazione di popolo ha dato vita ad un tessuto sociale in cui operano 115 associazioni che contribuiscono alla gestione dei nostri beni monumentali, degli spazi sociali e di 7 beni confiscati alla mafia. Mesagne ha coltivato il tema della cultura in tutte le sue forme. Tra le altre città che si sono candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024 c'era anche la Lucana Aliano, esclusa nello step precedente. Ancora sull'argomento parla Salvatore Adduce, vince, dice, un dossier particolarmente performante, interessante anche l'idea di Mesagne, Matera, modello per tutte le candidate. Pesaro è la capitale italiana della cultura per il 2024, un commento sulla proclamazione e cosa vi ha convinto del dossier? La Pesaro si è presentata con un dossier particolarmente performante, diciamo, in grado di realizzare effettivamente le cose che sono state scritte e con una buona dose di innovazione, che sono un po' le caratteristiche che sono alla base del lavoro della capitale italiana. Devo dire anche molto mutuate dalla matrice, come mi piace chiamare, che è proprio Matera, capitale europea della cultura, il suo dossier, la sua realizzazione. Da questo punto di vista ho trovato grandissimo patrimonio in tutti i dossier, in tutti e 23 i dossier che si sono presentati,
che è un po', diciamo, il nostro lascito. Quando qualcuno mi chiede ma cosa lascia, cosa ha lasciato Matera dopo il 2019, beh, basta vedere che cosa hanno realizzato e cosa stanno elaborando le città che si ispirano molto al nostro modello. Tra le finaliste a noi più vicine, anche per insomma, un interesse ovviamente editoriale, c'era Mesagne tra le finaliste, quindi un commento anche su questo dossier. Mesagne ha un dossier molto bello, anche molto affascinante, che credo sia opportuno, ed è un consiglio che la giuria ha dato, è opportuno fare in modo che possa essere comunque realizzato. L'idea di passare dalla patria della Sacra Corona Unita a capitale italiana della cultura è un'idea che ha persino commosso la giuria. C'erano alcuni limiti, alcuni difetti che ovviamente non hanno portato poi alla decisione, ma devo dire che tra le città che vengono segnalate sicuramente c'è Mesagne. C'è un accordo tra la Camera di Commercio di Basilicata e l'Università Telematica Universitas Mercatorum. Vediamo con quali vantaggi per le aziende della Basilicata. 10 medie aziende lucane saranno interessate da una sperimentazione fatta di percorsi di alternanza università-lavoro grazie ad un protocollo sottoscritto tra la Camera di Commercio della Basilicata e l'Università Telematica Universitas Mercatorum. Grazie all'accordo verranno sviluppate una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione e alla realizzazione di iniziative di carattere formativo e accademico. L'auspicio è quello di incrementare e valorizzare l'aggiornamento professionale all'interno delle aziende e del mondo professionistico. L'accordo sottoscritto ha una grande valenza sul piano culturale della conoscenza, ha detto il presidente della Camera di Commercio Lucana, Michele Somma, ma anche una importanza strategica, perché siamo in un periodo storico in cui oltre il 40% dei lavoratori necessita tempestivamente di un reskilling, ossia adeguamento delle competenze, o di un upskilling, innalzamento delle stesse. Tra le altre attività previste nell'ambito dell'intesa, la promozione di programmi formativi gratuiti per tutte le aziende iscritte al registro imprese, attività di alta formazione per la creazione di figure professionali estremamente ricercate dal mercato del lavoro, progetti di ricerca congiunti e scambio del patrimonio scientifico, oltre che promozione delle attività dell'Universitas Mercatorum. La crescita professionale, ha concluso Somma, non disgiunta da quella relativa alle competenze trasversali, ormai parte integrante di un percorso da compiere per poter rimanere competitivi sia a livello individuale che aziendale. Spazio anche la musica. Magnetica Astrig, il titolo dell'appuntamento di stasera dell'Orchestra della Magna Grecia. Vediamo. Questa sera abbiamo una grandissima ospite, una violoncellista di origini armene, naturalizzata francese, Astrig Sirannosyan. Beh, nome omen perché Astrig in armeno significa piccola stella. Lei in realtà musicalmente è una grandissima stella, è una violoncellista veramente ispirata, virtuosa, passionale, che interpreta perfettamente questa pagina schumaniana per violoncello e orchestra, l'emblema di una musica romantica che dà un meraviglioso lirismo ad una capacità energica dell'ultimo movimento, naturalmente traduce in musica tutti quelli che sono gli stilemi romantici. E poi abbiamo un programma molto vario, molto sfizioso, perché parleremo sia di un'appartenenza alla casa con Dvorak, My Home, la mia casa, ma parleremo anche di notti, di malvagità, di stregonerie, di magie, perché faremo la danza macabra di Saint-Saëns e Notte su Monte Calvo di Mussorgsky. Sono due pezzi che naturalmente con un grande sarcasmo, ma anche con una grande capacità descrittiva, riescono a descrivere appunto queste notti sabbatiche che vengono ricordate, vengono evocate da storie, da azioni popolari. E quindi Mussorgsky e Saint-Saëns saranno al centro di un secondo tempo scoppiettante del concerto di questa sera a Matera.
E siamo in chiusura, vi ricordiamo l'appuntamento per sabato 19 di marzo con l'evento inaugurale Lo Sport per la Pace, che si terrà tra il palazzetto di Lanera, quartiere Lanera, e il villaggio del Fanciullo. Tutto questo a partire dalle ore 11 con inizio attività sportive presso il Palasport, basket, tennis e volley, e poi la conferenza stampa alle 12, ancora alle 12.40 la visita al playground oggetto della ristrutturazione inserita nell'ambito del progetto Quartiere Lanera, e sempre in mattinata alle 13.15 la visita ai laboratori artigianali sulla cartapesta con la partecipazione dei ragazzi speciali del villaggio del Fanciullo, alle 13.45 il benvenuto con la partecipazione dei responsabili delle società coinvolte, e infine ancora 14.30 festa multidisciplinare sempre di calcio, volley, basket e tennis al villaggio del Fanciullo. Ed è davvero tutto, grazie per aver seguito la nostra informazione, buon proseguimento.